Guardi che l'aveva beccata. Lei è disonesto. È disonesto con i suoi fratelli, o non so cosa sia. È un gioco innocuo e simpatico. Chi sono oggi quelli dietro? Questi qua sono i miei palafrenieri. Ne ho 72 ne ho. 72. Ah, finalmente non sono 9, non ci dica i nomi. Esatto. Ci sono. No. Chissà quanti cavalli ha quel punto. Ne ha uno stormo di cavalli. Quanti sono? 9. Sarrino, Futtigaio, Pannella, Sicuri, Guni, Gnigni, Franco e Fulmine. Fulmine. Chissà che belva, come corre quel... No, è storpio. Ma come storpio? Poverino. Un cavallo sfigatissimo. Come poverino. Come è successo? C'era un temporale esagerato su Firigliulla. Cos'è questo? Lui ha messo fuori la testa, pam, un fulmine, gli ha seccato il ginocchio. Scusi, ha messo fuori la testa e l'ha preso al ginocchio. Sono strani i fulmini in Sardegna, arrivano quando meno te lo aspetti. Cosa è successo? So che si è messo a gridare, allora siamo accorsi tutto il paese per calmarlo, cazzotti. Ma come, qui, la destra manca dietro l'orecchio. Ma perché? Una festa! Ma che festa? Ma scusi, adesso allora è zoppo per i pugni o per i fulmini? Per i pugni, per i cazzotti, se l'aveva schivato. Vabbè, se ne vanti. Gridava, bisognava calmarlo. Si vergogni. Mi auguro che non ci sia nulla di vero. Ci parli di calcio, questo Torino che vi ha sconfitti ieri 3-2. Terza sconfitta, diciamo. Che lo so, una grande sconfitta. Infatti dalla curva saliva un sol grido unanime. Ah, sì? Porca troia! Non lo so io. Senti, ma la sua famosa cura a base di rape, quello doveva problema. Rivitalizzare i giocatori. La rapisarda. Io avevo spremuto tutte queste radici. Sì. Sapete che da 7 quintali si fa un decilitro. Si ricordiamo. Firighido. Certo. Firighido, il decilitro. Certo. Avevo certo. preparato, adesso si dice furinaghio. Adesso in questo momento. La densità è cambiata. Chiaro. In questo momento invece. Ci fermiamo attenzione. Qua. Ci spieghi di questa tisana miracolosa. Lingua, Insomma, certo, avevo preparato tutti i bicchierini, 16 bicchierini. Per i 16 giocatori. Certo. I nomi. Solo nomi bellissimi. Certo. Arriva Muzzi per primo, ne beve uno su Runo, ne beve due su Firi, se l'è scolati tutti Muzzi. Tutti i 16. Certo, è chiaro che poi lui in campo correva a destra e a manca, gol di qui, gol di là. Certo. E gli altri? Gli altri delle merde. Ma no! Fiori era girato al contrario. Ma così. Girato al contrario. Non insultiamo. Se parlava col guardialine. Ma cosa sta dicendo? Non insultiamo dei professionisti. E tra l'altro il disastro è stato che Muzzi alla fine ha preso il pallone, palla al piede, è andato via. È andato via, non ha fatto neanche la doccia. È partito, non si è più trovato. Adesso dov'è, scusi? È tornato a Cagliari a piedi? No, due ore fa l'hanno avvistato sull'Appennino Tosco Emiliano. Correva, grideva, gol, stop. Ma non si può fermare, c'è una soluzione. C'è un antidoto per questo... Una cura ci sarebbe. Quale? Abbatterlo. Ma come abbatterlo? Cazzotti! Lo si affianca con due macchine e poi pim, pem! 10 cazzotti per ogni bicchierino. 160 cazzotti. No, non ci vuole mica Sarrugu, dire. 160 tutti. Nomi, no? Esatto, si finì. No, vabbè. Questi sono i nomi dei cazzotti. Sì, ma sai che dopo il 40 rimane tutto uguale. Sapinighi. Sapinighi. Ecco. Avete imparato, io che la pago. Senta, domenica prossima Cagliari Foggia, c'è qualche novità, informazione, qualche schema nuovo, qualche Tabárez, idea di Tabárez? Che è incavolato come una biscia proprio. Sì. Immaginiamo. Certo. Con chi, tra l'altro? Ha commesso soprattutto per questa storia. Insomma. E allora, che idea ha avuto? Ha pensato uno schema veramente molto, molto furbo. Beh, uno stratega su lui, Ruffu. Su Ruffu è furbo. Ah, lo schema è 1-1-1-1-1-1-1. Sì? Tutti in fila indiana? No, ognuno fa quel cavolo che gli pare, se perdono, pim, pam, pam. Cazzotti, grande stratega. Dai, che roba. La ringraziamo, Nico. Ciao, Galapagos.